siamo ancora alla Grecia. La Grecia che ancora ha qualche cosa da insegnarci, visto che abbiamo la testa un pochino dura, che non ci vogliamo rendere conto che tutto sommato la nostra condizione è così simile alla loro, beh, abbiamo ancora da imparare appunto dalla Grecia. Avrete sentito forse incidentalmente in televisione, radio, avrete letto sui giornali, che c'è un interrogativo che pende sul capo della Grecia e quindi dei cittadini greci. Ovvero, le misure che sono state intraprese dal paese, dalla nazione, sono sufficienti? È sufficienti per che cosa? Sufficienti per soddisfare la Troica, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, per poter avere la cosiddetta nuova tranche di aiuti, i famosi aiuti che significano, non mi stanco mai di ripeterlo, prestiti da restituire con relativi interessi. Ebbene, quindi vediamo di rispondere a questa domanda, o meglio, di capire chi può rispondere a questa domanda. È vero, ci chiediamo tutti chi c'è andato in rappresentanza della Troica in Grecia per capire se stanno facendo i bravi, cioè se stanno facendo il compitino. E rispetto ai tre organismi, alle tre istituzioni che ho appena citato, chi è che è andato in Grecia? Sfuggito? La Merkel. La Merkel, che è un capo di Stato di uno dei paesi membri, ma che non dovrebbe rappresentare nulla per quanto riguarda l'Europa. Sono altre le figure istituzionali che avrebbero dovuto recarsi in Grecia. E invece ci va la Merkel, dicendo che non è andata là certo per dare voti, però intanto controlla quella che è la situazione tedesca. Anzi, si lascia sfuggire la Grecia ha fatto molti passi avanti, ma molto resta ancora da fare. Il che è significativo su ciò che eventualmente potrebbe essere richiesto alla Grecia. Poi, per inciso, la cancelliera tedesca lancia anche due progetti di portata europea, ma appunto con il contributo tedesco. Uno finalizzato alla, si legge sui giornali, costruzione dell'amministrazione. E allora qui sorge il primo interrogativo. Cioè la Germania dovrebbe contribuire alla costruzione dell'amministrazione in Grecia. E a livello di sovranità, questa è una bestemmia che non sta né in cielo né in terra. Secondo progetto è relativo al miglioramento dell'assistenza sanitaria in Grecia. Quasi non bastasse la multinazionale del farmaco generico con sede a Tel Aviv, che si chiama Teva, a farla da padrone, là in Grecia. E oramai anche qui in Italia, visto che si sta affermando. Chi segue il calcio magari e non ha le famose TV a pagamento potrà sicuramente essersi reso conto di quanto Teva stia approfittando della italica passione verso il calcio per promuovere i propri prodotti. Ma torniamo a noi, torniamo alla Grecia. Quello che viene valutato è il rispetto del memorandum che la Grecia ha sottoscritto appunto con la Troica. Però sono già previste nuove misure di austerità per il biennio 2013-2014 per ulteriori 13,5 miliardi di euro. Ovviamente questo è un ulteriore aggravamento che è stato preteso dalla Troica. Quindi nuove misure, nuovi provvedimenti. E a proposito di misure e provvedimenti, non vi sarà sfuggito che in Italia il 9 ottobre c'è stato il Consiglio dei Ministri che ha varato una serie di nuovi provvedimenti, di nuove misure, fra cui la legge di stabilità per il 2013-2015. In particolare, si legge sulla legge di stabilità che è stata voluta quale strumento per poter realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e di finanza pubblica. La mia esperienza mi insegna che quando c'è scritto questo, dietro c'è sempre qualche cos'altro, per cui la domanda che scatta spontanea è: di chi? I documenti di chi? Programmazione di bilancio e di finanza pubblica da parte di chi? Cioè, era necessaria una legge di stabilità per poter realizzare questi progetti? Ci arriviamo alla risposta, però intanto vediamo alcuni dei provvedimenti. Siccome c'è stato fra l'altro un rimpallo di comunicati con cose dette e poi smentite, mi attengo a quello che è il testo pubblicato sul sito del governo. E allora la cosa che innanzitutto è drammaticamente comica, se
se non fosse così tragica, è quella relativa all'IVA, per il modo in cui hanno di presentarla. Sono stati così bravi che sono riusciti ad evitare l'aumento di 2 punti percentuali dell'IVA e sono stati così buoni, così magnanimi che ce l'aumentano 1 punto solo. Veramente a livello di comunicazione non sanno cosa inventarsi questi strateghi per riuscire a mettercelo in quel posto, scusate il francesismo. Fra l'altro hanno una serie di altri obiettivi, fra cui le garanzie per gli esodati, e mi pare che qui i calcoli non abbiano saputo farli molto bene. Ci sono incentivi per l'aumento della produttività, la copertura del quadro esigenziale dei ministeri per il 2013, ovvero quanto vogliono, il pagamento degli arretrati nelle pubbliche amministrazioni, ma chiaramente questo implica dei costi. Come fanno a poter reggere questi costi? Benissimo, hanno subito la soluzione. Revisione della spesa pubblica, che utilizzano questo termine in inglese che sembra affascinante, ma insomma è sempre un modo come per dire tagli, che è spending review. Poi, il secondo comprende interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa, e il terzo, l'imposta sulle transazioni finanziarie. Fra le varie misure che vengono adottate, che sono state adottate dal Consiglio dei Ministri ieri, in questo decreto, c'è l'assoggettabilità ad IRPEF, quindi la tassazione, delle pensioni di guerra e di invalidità, fra l'altro. Poi c'è una razionalizzazione della spesa pubblica e il miglioramento dell'efficienza nelle amministrazioni. Fra l'altro, rispetto ai tagli, prevedono, a fronte della cosiddetta previsione di spending review, un risparmio di 10,3 miliardi per il 2013. Come fanno? Utilizzeranno forbici, coltelli, tutto ciò che possa essere utile per tagliare, rispetto a quello che loro definiscono un censimento di spesa, virgolettato loro, aggredibile, cioè dove poter intervenire, pari a circa 50 miliardi. Volete sapere di che cosa si tratta? Si tratta dell'acquisto di farmaci, magari forse l'acquisto delle dosi inutilissime di vaccino per l'influenza, ma temo non sarà questo. Poi ci sono c'è un altro quantitativo di miliardo per i dispositivi medici, e anche qui ci serve da capire su che cosa vanno ad abbattersi e che cosa vanno a tagliare, e l'altro bel bottino sono tanti miliardi di acquisti per gli investimenti, il totale appunto 50 miliardi su cui vogliono mettere le mani per poter sforbiciare a destra e a manca. C'è poi un altro passaggio delle cose relativo alle cose che hanno stabilito ieri nel Consiglio dei Ministri, ed è quello relativo ad una revisione dello Statuto V della Costituzione. Dicono anche che c'è rimasto così poco tempo prima di andare alle elezioni che il rischio che non si riesca a fare una cosa molto completa, però intanto dei ritocchini essenziali, però definiscono, possono essere dati, inserendo la cosiddetta clausola di supremazia dello Stato rispetto alle competenze delle regioni. Quindi ciò che era di competenza delle regioni, fra cui il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la disciplina dell'istruzione, il commercio con l'estero, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, ma anche il turismo, ebbene diventano competenze dello Stato. È lo Stato che decide, è lo Stato che fa. Se non ne pensa la Lega e i famosi federalisti, ma soprattutto cosa ci sarebbe da pensare rispetto alla opportunità di rendere al massimo quelle che sono le potenzialità delle produzioni locali, dell'agricoltura locale, dell'allevamento, del commercio di queste realtà locali, magari con l'estero, della celebrazione in un qualche modo di tutto ciò che dal punto di vista turistico i nostri territori, le nostre regioni possono dare. Ebbene no, fa tutto capo allo Stato. Mi dico, a questo punto forse le monete complementari o comunque un sistema regionale di circolazione del denaro che sfuga alla gabbia di questa dittatura internazionale della grande finanza, credo sarebbe quanto mai urgente. Detto questo e visti i provvedimenti dell'Italia, ho immediatamente fatto il parallelo con la Grecia ed ecco perché sono partita poi dalla Grecia e dalla visita della Merkel per Conte Europa nella penisola ellenica. E mi sono detta, caspita, i provvedimenti che vengono realizzati in Italia sono provvedimenti fotocopie rispetto alla Grecia. Ci sarà pure una qualche matrice comune. Cioè, voglio dire, ci sarà pure un qualche genio che ha deciso che questo va fatto, che si deve fare A, B, C, D e che quindi gli altri debbono eseguire.
non penso sia solo una scuola teorica di qualche economista poco o tanto illuminato, dipende dai punti di vista e soprattutto dalle I se sono maiuscole o minuscole. E quindi sono voluta andare a sbirciare un pochino la rete. E in rete, cerca, 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 ho trovato questa cosa qui. Del Fondo Monetario Internazionale. Sì, perché se magari vi è sfuggito, io lo ammetto, mi era sfuggito, magari erano ancora i postumi del terremoto, per cui ero impegnata a pensare ad altre cose, però insomma, caspita, questa notizia mi è sfuggita ed era una notizia alla quale avrei dovuto fare molta attenzione. Ebbene, come si legge nella prefazione del documento ufficiale pubblicato sul sito del Fondo Monetario Internazionale, a luglio di quest'anno c'è stata una richiesta di assistenza tecnica riguardante la politica della tassazione da parte del dottor Vieri Ceriani, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha richiesto una missione del Fondo Monetario Internazionale, Dipartimento degli Affari Fiscali, nel periodo dal 12 al 27 luglio. Ci sono poi tutte le persone del Fondo Monetario Internazionale che hanno preso parte a questo lavoro, a questa cooperazione, e c'è anche scritto che il Fondo Monetario Internazionale in quel periodo ha incontrato, fra l'altro, il professor Mario Monti, presidente del Consiglio dei Ministri, Vittorio Grilli, ministro delle Finanze, lo stesso dottor Vieri Ceriani che aveva fatto richiesta dell'intervento tecnico, la professoressa Fabrizia La Pecorella, che è il direttore generale del Dipartimento relativo alle imposte del Ministero. E dopodiché uno dice: va bene, che ci sono venuti a fare in Italia? Sono venuti a fare un report, un rapporto, che è stato pubblicato a settembre, e all'interno del quale, guarda caso, tantissima attenzione viene data al fatto che, ad esempio, l'IVA, beh, l'IVA che c'è in Italia non è sufficiente. No, 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 quello che entra attraverso l'IVA è troppo debole, un quantitativo di denaro troppo debole, non va bene. E guarda caso, il Consiglio dei Ministri del 9 ottobre cosa ti fa? Ti aumenta l'IVA di un punto percentuale. Ma va, come gli sarà venuta in mente quest'idea? Originale, vero? E nessuno gliel'ha suggerita, eh? Il Fondo Monetario Internazionale è venuto a farsi una visita di piacere in Italia, sono venuti a fare i turisti, volevano visitare Roma, volevano visitare il nostro territorio, no? Il Fondo Monetario Internazionale, mentre è qui in Italia, oltre a incontrarsi, come dire, i vertici del governo italiano, incontrano varie realtà, enti, istituzioni. Come a rigor di logica ci può anche stare, dall'Agenzia delle Dogane, quella delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, i Monopoli di Stato, ma poi anche associazioni di categorie, per cui incontrano la Coldiretti, la Confederazione dell'Agricoltura, i sindacati, dalla CGIL alla CISL e così via, Confindustria, Dipartimento delle Finanze, l'INPS, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per lo Sviluppo Economico, la UIL, mi ero dimenticata, fra i vari sindacati, quindi una serie di istituzioni che, voglio dire, comprensibilmente, se deve essere tracciato il panorama della realtà Italia a luglio, capisco insomma che il Fondo Monetario li abbia incontrati. Faccio un pochino più fatica o meglio, è retorica, lo sapete, a capire perché ci sia stata la necessità del Fondo Monetario Internazionale di incontrare l'Associazione Bancaria Italiana e la Banca d'Italia. Ma sappiamo bene quali sono i tipi di rapporti che gestiscono, soprattutto quale sia il vero, reale governo che decide, ovvero la grande finanza internazionale e l'impero bancario. Ma non basta. Una cosa che salta subito all'occhio, scorrendo le realtà che sono state incontrate dal Fondo Monetario Internazionale, è quella di una cosa che proprio non c'entra nulla con tutto il resto, nemmeno con le banche, va oltre. Nell'elenco dei nomi compare a un certo punto la Procter & Gamble, la multinazionale, quella che ha prodotti alimentari, cibo, bevande, prodotti per la detersione, per la pulizia, per la cura della persona, che ha un impero, un colosso economico di prodotti al consumo in Nord America, America Latina, Medio Oriente, Africa, Asia, Australia, Nuova Zelanda. Quindi mi chiedo, ma perché la Procter & Gamble? Perché loro?
Cioè, forse perché la Procter & Gamble era stata multata di oltre 211 milioni di euro nell'aprile 2011 dalla Commissione europea per aver fatto cartello relativamente ai prezzi al consumo insieme alla Unilever e alla Henkel? Perché quindi decidono i prezzi che noi paghiamo e quindi il Fondo Monetario Internazionale sente l'esigenza di doversi rapportare anche con loro. Ma quindi chi è che decide i prezzi? Perché io sono costretta a pagare prezzi elevati per ciò di cui posso aver necessità? Chi è che mi decide le tasse per tornare al Fondo Monetario Internazionale, all'IVA e al governo italiano? Chi è che decide quante tasse devo pagare? Chi è che decide se le mie tasse devono addirittura diventare più elevate? E soprattutto perché pago? Ma chi pago? Chi vado a pagare con le mie tasse? Vado forse a pagare un governo che non si fa certo problemi a vendere, che so, mine o prodotti di guerra da altri paesi? Vado a pagare delle tasse perché ci siano missioni, fra virgolette, di pace che vadano a sterminare altre persone? Pago le mie tasse per alimentare una macchina di questo tipo e per andare ad arricchire ancora di più l'unico pig esistente che è quello dell'Europa? Non i pigs, il pig, il maiale, l'Europa. Questa Europa. Ma quindi perché pago? Chi pago e che cosa pago? Ma soprattutto, utilizzando la frase che avete visto all'inizio, perché io accetto una cosa di questo tipo? Perché la accettiamo? In virtù del debito? Perché siamo indebitati? E allora utilizziamo le parole che risalgono al primo secolo avanti Cristo. La citazione che vi ho messo all'inizio. Pensiamoci su, riflettiamoci e soprattutto lavoriamoci sopra. È frode accettare quello che non si può pagare.